casini, ci fu una telenovela infinita sulla premiership che inquinò la campagna elettorale. Insomma, oggi con i tempi così stretti che ci sono, la necessità di andare subito dritti sui programmi, la necessità di fare delle liste di qualità, non c'è tempo per il duello sulla premiership. Quindi che decidano un criterio. Adesso si parlava, mi pare, di mercoledì. Sì, di questo vertice. Però ammetterai che il sospetto, allora, visto che ci siamo, lo chiedo subito all'onorevole Prestigiacomo, anche perché lei poi è stata ministra delle pari opportunità, quindi forse ha una sensibilità più avvertita rispetto a certi temi. Diciamo un po' il sospetto che ci sia un'ombra di misoginia. In questo non voler accettare l'ipotesi Meloni come possibile presidente del Consiglio, lei la ragiona oppure no? Oggi addirittura Tajani, Forza Italia, dice io se me lo chiedo non sono pronto. Cosa c'entra Tajani? Tajani è il coordinatore di Forza Italia, certo. Quindi diciamo legittima come pensiero, almeno come pensiero legittimo, ma io devo dire che premesso che noi non abbiamo nessun tipo di pregiudizio nei confronti di Giorgia Meloni in quanto esponente di un partito di destra da nessun punto di vista. Tuttavia le regole che nel passato sono state quelle che il partito che prenderà più voti indicava il Premier potrebbero essere ridiscusse alla luce del fatto che sono cambiati un po' i pesi all'interno del centrodestra. E che ci sia un po' di misoginia, diciamo, forse è una conseguenza secondaria, non è l'aspetto principale. Io credo che appunto guardare anche i titoli delle prime pagine dei giornali oggi, il giornalone di sinistra tentano, no, di trovare alcune parole d'ordine per la campagna elettorale, quella della paura della Meloni è veramente, mi sembra la più ridicola. Tanto però in realtà tutto sommato sono quelli che la Giorgia Meloni, assieme a Brunetta, a Gelmini, a Carfagna, noi abbiamo fatto parte tutti dello stesso governo. Sì, ma certo, però lei diceva Meloni, in realtà, per esempio, il titolo di Repubblica, no? Che dice l'Italia scelga o noi o Meloni, riportando una frase del segretario del partito.